non rispondono. Non rispondono, in questo caso non ho avuto risposta. Sono quello. La Croce Rossa chiama, gli italiani non rispondono. Delle 140.000 persone contattate finora per fare il test sierologico, soltanto un terzo ha dato il proprio assenso, 28.000 hanno invece rifiutato, mentre le restanti 66.000 sono irraggiungibili. Io da questa mattina ho avuto moltissimi casi in cui io non avevo ricevuto risposta nei vari tentativi, oppure magari persone che mi rispondono ma spesso mi chiedono di essere ricontattate magari in altri momenti. Il commissario Arcuri aveva promesso di partire con i test il 4 maggio, con l'obiettivo di effettuarne 150.000 in tutta Italia, ma lo screening è partito solo il 25 maggio e al momento i prelievi effettuati sono solo 35.000. Ritrosia rispetto all'esecuzione di questo sierologico possono essere molti, c'è una certa lentezza in questo tipo di adesione al percorso. Dietro alle tante mancate risposte c'è il timore di una lunga attesa per l'eventuale tampone in caso di positività al test, o peggio, lo spettro di un nuovo lockdown. Nel tempo che intercorre tra la positività e l'esecuzione del tampone è previsto che la persona sia in isolamento. È uno dei motivi per cui effettivamente loro possono avere più reticenza alla partecipazione allo studio. Eppure fare il test, oltre che doveroso, è anche semplice. Basta rispondere alla chiamata, prendere l'appuntamento e fare un normalissimo prelievo. La sto chiamando, signora, per invitare la bambina a fare il test di sieroprevalenza. Maria Pia è stata selezionata per partecipare a questo screening. E mentre Maria Pia decide, altri lo hanno già fatto. Aderite al test perché è assolutamente importante per tutti noi.